questa partita, che c'è da dire? Siamo contenti alla fine per il risultato perché venivamo da una settimana molto travagliata, una settimana che ci ha visto senza campo per i problemi che abbiamo avuto a Villa, quindi abbiamo fatto solamente un allenamento giovedì con un'amichevole a Gallico contro il Gallico Catona e ne approfitto di ringraziare la società che ci ha fatto usufruire del campo. Siamo venuti qui a Catanzaro sapendo che il Catanzaro comunque era una squadra, un'ottima squadra, l'abbiamo ben vista, ben messa in campo, anche se poi sullo 2-0 sinceramente non ci credevo più, però i ragazzi sono stati bravi a tenere il campo e andare in segno a pareggiare questa partita. Come dicevo prima, era difficile per noi perché venivamo senza portiere, con tutto rispetto del ragazzino che ha giocato Marco, che è stato anche bravo, però venire già con l'handicap di tre infortunati, una squadra come la nostra che non si sta allenando e che come si vede è nelle basse fonde della classifica, quindi era per noi difficile. Secondo me c'è poco da dire, c'è da prendersi enormi responsabilità sull'esito finale di questa partita. Una partita che avevamo in tasca vincendo 2-0, che aveva creato le migliori condizioni possibili per mettere a sicuro in cassaforte questi 3 punti che avevo definito d'oro già alla vigilia. Invece, stranamente, non mi voglio neanche imputare sfortuna e fortuna, qua c'è soltanto la responsabilità nostra che abbiamo buttato al vento 3 punti che erano già quasi conquistati a metà del secondo tempo. Abbiamo avuto la capacità di prendere 2 gol in 2 minuti, ripeto, con il risultato 2-0, una partita che fino a 2-0, fra l'altro, avevamo ben giocato, avevamo chiuso la Villese nella propria metà campo, abbiamo creato un'infinità d'azione da gol, però si sapeva che ci voleva pazienza in questa partita. Poi avevamo avuto la capacità e la fortuna di sbloccarla, siamo sul doppio vantaggio, e poi da lì secondo me qualcuno si è convinto di averla vinta già la partita, e poi le paghi a caro prezzo questi tipi di atteggiamenti, tant'è che loro vuoi su una palla smorzata, e quindi vuoi su un calcio di punizione che è stato il gol della domenica. Però, voglio dire, sono riuscito a pareggiare e portare a casa un punto che per loro è prezioso.